Spostiamoci a Venezia per la 60esima esposizione internazionale d'arte, la Biennale. Tra l'altro oggi ha parlato proprio il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, aprendo la conferenza stampa di inaugurazione della 60esima esposizione internazionale d'arte, Stranieri ovunque. Ha detto: Venezia è la città dove ogni straniero da sempre trova domicilio. Allora è collegato con noi Cesare Catania, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Eccoci, perché lei è tra le voci ufficiali del padiglione della Repubblica del Camerun ed è presente proprio a Venezia con una sua opera. Allora ci racconti. Sì, esatto. Io quest'anno espongo un'opera inclusiva che si chiama L'Abbraccio, un'opera dell'anno scorso, quella fisica. Quest'anno espongo un'opera digital, quindi diciamo che è a metà tra l'opera fisica e l'opera digitale. Ci sono un paio di progetti legati a quest'opera. Uno è un progetto di arte democratica, di arte inclusiva, un progetto dove sostanzialmente le persone inquadrano l'opera e possono giocare, ecco, diciamo, con l'opera, quindi possono venire in contatto con una realtà che è una realtà dinamica, cinetica, una realtà digitale. E poi invece c'è una realtà più legata all'intrattenimento, che è quella di una sorta di software, configuratore, dove ognuno di noi può scolpire la propria scultura dell'abbraccio. Quindi ognuno di noi in pratica può venire a contatto diretto con l'opera che ha realizzato appunto l'artista, in questo caso diciamo fatta io, ponendo una sua firma su una versione digitale di questa stessa opera. Ecco, e tra l'altro questo è anche in linea, no, con quello che diceva appunto Buttafuoco del fatto che Venezia è una città dove ogni straniero da sempre trova domicilio, ma in realtà proprio rimanda al dialogo e all'importanza della vicinanza tra popoli. Sì, esatto. Diciamo che il titolo proprio Stranieri ovunque è molto ampio, però è focalizzato proprio sul fatto, sul concetto che ovunque noi ci troviamo in qualche maniera possiamo essere stranieri e ovunque ci troviamo possiamo altrettanto trovare degli stranieri. L'abbraccio in questo senso è un'opera che in qualche maniera riunisce tutte le diversità e eventualmente le discriminazioni, insomma, le vuole in qualche maniera superare. Ecco, ricordiamo dunque, dicevamo, padiglione della Repubblica del Camerun, per quanto tempo si potrà ammirare quest'opera? La Biennale apre ufficialmente al pubblico il 20 aprile. Il 20 di aprile fino alla fine di novembre, fino al 24 di novembre. Quindi tutti i giorni aperta gratuitamente. Grazie, allora, grazie per questa testimonianza a Cesare Catania, grazie per essere stato con noi qui a pomeriggio 24. Grazie a voi.